Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Gli avversari sono forti, sono agguerriti, non bisogna mai sottovalutarli. Giorgia Meloni vola a Parigi per incontrare Emmanuel Macron, ma anche per la missione Expo, per sostenere la candidatura di Roma all'esposizione universale del 2030. Ma anche qui nella capitale il centrodestra si spende per la causa. Impegno il massimo di tutto il governo e di tutti i ministri, naturalmente per prima della Presidente Giorgia Meloni. Al consesso dei ministri della cultura dell'Unione Europea io ho chiesto espressamente di poter parlare sulla candidatura di Roma, di esporne i contenuti, l'ho fatto e il mio intervento è stato anche accolto abbastanza bene dai partner europei. Il tipo di servizi e il tipo di risposta che in qualche modo Roma dà deve sicuramente migliorare, questo è il mio punto di vista. Roma dovrà battere la concorrenza di Riyadh, Busan e Odessa. I membri del Bureau di Parigi si esprimeranno a novembre. A Parigi con Giorgia Meloni ci sarà anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A Roma è una grande opportunità, non solo per noi ma anche per gli altri, perché a Roma c'è un tasso di turismo altissimo, molto più alto, e quindi un padiglione a Roma avrà più visitatori che un padiglione a Riyadh o Busan. Senta, quello che ha detto come già. Avere il prime time, uno spazio in prime time. Ci sono degli aspetti da migliorare per quanto riguarda la città per ambire a Expo? Certamente sì, ma la grande sfida è proprio questa, non avere paura della sfida e, visto che c'è una scadenza, ci sarà una scadenza che sarà improcrastinabile, essere pronti con le opere infrastrutturali, con la cittadella dell'Expo, tutto come è stato fatto per Milano, replicare un modello vincente e farlo anche su Roma. Tutte le stelle più brillarelle che c'è. Allora